consigliato a queste ragazze che vogliono diventare delle top model, quello insomma è il loro sogno, di sicuramente coltivare quella passione e dare la priorità a quello, ma di riuscire nel frattempo ad accumulare altri progetti, in modo che poi insomma quando la carriera da top model un giorno finirà, potranno comunque sfruttare quelle conoscenze che hanno approfondito nel loro percorso, per poi magari poter intraprendere altro tipo di lavori e continuare altre passioni. Quindi non avere un solo obiettivo, ma averne di più e studiare, prepararsi per coltivarli. Prepararsi e anche lasciare spazio alla creatività. Magari se una ragazza vuole fare la top model, studiare bene quello che c'è intorno alla moda, non so, cioè, tutto un po' tenere aperte le porte e sfruttare il più possibile quello che si sta facendo per poi poter avere un seguito. Tu hai detto che bisogna credere ancora in questo tipo di manifestazioni, hai anche citato la possibilità che c'è oggi dei social network di creare modelle anche per un giorno. Perché credi ci sia ancora bisogno di credere, di coltivare questo tipo di manifestazioni? Ma semplicemente perché sono manifestazioni storiche e fanno parte un po' delle tradizioni del nostro paese. Quindi è bello ancora crederci e portare avanti l'eleganza e la raffinatezza di questo tipo di eventi.